Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 3. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting. In questa puntata parleremo di ufologia, in particolar modo di riviste ufologiche, due riviste e mezzo particolarmente importanti: la rivista Fate, la rivista Other Worlds Sci-Fi, che poi mutò in Universe Sci-Fi, quindi Flying Saucer from Other Worlds dal 51 al 64. E poi parleremo del bellissimo numero di Amazing Stories dell'ottobre del 1957. Andiamo rapidamente a parlare di vari contenuti, perché questa è una bloggata piuttosto lunga. Allora, la rivista Fate fu un magazine di ufologia, fu fondato a Lakesville nel Minnesota nella primavera del 1948 dalla Clark Publishing Company. Il cofondatore fu Ray Palmer, l'editore di Amazing Stories. Curtis Fuller era un altro coeditore che coinvolse Kenneth Arnold nell'avventura editoriale di Fate, incoraggiandolo a narrare il suo avvistamento UFO del 1947. Nel 1955 Curtis Fuller e sua moglie Mary presero il controllo del magazine Fate perché Ray Palmer perse interesse nel progetto editoriale. I due coniugi espansero la linea editoriale del magazine, raggiungendo i 100.000 abbonamenti alla rivista. I grandi numeri ottenuti dal magazine Fate sicuramente spinsero l'editore Ray Palmer a provare a replicarne il successo nel 1957, proponendo la testata Flying Saucer from Other Worlds. Nel 1988 il magazine Fate fu venduto alla Lirling Publication, che poi divenne la Lirling Worldwide. Durante questo periodo la rivista si occupò anche di eventi strani accaduti nel mondo. Nel 1994 la testata Fate ebbe un restyling di copertina, offrendo ai propri lettori in modo stabile un magazine che finalmente era interamente a colori. Nel 2001 il magazine fu acquistato dalla Galbraith Incorporated, che continuò la tradizionale linea editoriale ufologica. Poi nel 2008 mutò nella sua forma originale di bimestrale e attualmente ancora operativo. Essendo una rivista ufologica, l'ho analizzata come tale, valutando i contenuti proposti alla luce del debunking sui casi storici ormai noti, quanto delle razionali conoscenze paleufologiche elaborate negli ultimi tempi, al fine di valutare, storicamente, raggruppato in decenni, quale fosse il clima e le tesi dei primi lustri dell'ufologia classica. Allora, attualmente non sono disponibili i PDF per il download della rivista Fate presso il grandissimo website Luminist. Quindi l'analisi per adesso che ho effettuato sul mio blog, il link lo trovate praticamente nella descrizione del video di YouTube, vi catapulta sul mio blog Paleo Contatto nell'articolo della bloggata riguardante Fate, dove c'è soltanto l'analisi sul primo numero del 1948. La copertina di Fate del 1948 aprì con due dischi volanti quasi identici a quelli di Amazing Stories Quarterly dell'autunno del 1929. La rivista ufologica si proponeva di dare una lettura razionale al fenomeno delle Flying Saucer. In effetti il magazine partì concettualmente davvero molto bene. Propose a pagina 12 l'articolo What Were the Dognuts di John C. Cross, in cui si propose una rapida disamina dei progetti segreti nazisti ed americani, il Vought V-173, alcuni caccia a reazione nazi e le ali volanti della Northrop.
primo numero di Fate era ricco di storie anche di avvistamenti di flying saucer e di fotografie, ovviamente in bianco e nero di qualità molto scarsa, oltre a citare il caso di misteriosi segnali radio provenienti da Marte ricevuti dagli scienziati nel 1924 e mai decodificati. La linea editoriale del magazine era da subito molto ampia, c'erano articoli con speculazioni di parapsicologia sui fantasmi e scrittura automatica. Si paragonò la schizofrenia alla ricezione telepatica di onde radio. Sono rintracciabili nel magazine Fate del 1948 articoli su antichi dei greci, Dioniso, ed antichi culti Navajo, oggi diremmo argomentazioni di proto-paleufologia, nonché racconti di esperienza vicino alla morte NDE e speculazioni pseudoscientifiche sulle dimensioni dell'anima. Chiudevano la rivista del 1948 articoli su vascelli a vela fantasma e misteri sulla costruzione degli antichi egizi. Veniamo adesso all'ultima parte della bloggata in relazione al numero tutto ufologico di Amazing Stories dell'ottobre 1957. Il numero di ottobre 1957 di Amazing Stories fu un numero molto speciale. La rivista contenne pochissimi racconti di fantascienza per far spazio ad un'interminabile schiera di articoli di ufologia. In prima pagina campeggiava il disegno di un Avrocar, che nel 1957 avrebbe dovuto essere un progetto segreto. Nel 1953 il progetto canadese fu finanziato dall'USAF ed il primo volo dell'Avrocar avvenne proprio nel 1957. Nella rivista c'erano i seguenti articoli: Is the Government Hiding Saucer Facts? Di Raymond Palmer. The Saucers Still Patrol Our Sky? By Kenneth Arnold. The Aliens Are Among Us by Gray Barker. Historical Aspect of the Saucer by Richard S. Shaver. Outer Space Saucer, A Myth by Oliver P. Ferrell. Let's Get Down to Facts, Dark to Facts by Mary Grabkovitz. The Air Force Story, We Need Not Fear the Aliens by il Reverendo Neil Harvey. È indubbiamente un'interessante rivista tutta da leggere, quella di Amazing Stories del 1957, che dà uno spaccato ufologico del contesto. È veramente plateale il tema ufologico, il topic è così imponente che ebbe a oscurare ogni altro articolo della rivista. Numero 10, volume 31 dell'ottobre del 57, Amazing Stories pubblicò solo due racconti di fantascienza, con favole ovviamente attinenti alle Flying Saucer. Tutto il magazine dello Ziff Davis fu un dossier composto da 8 articoli con fatti e opinioni sul tema delle Flying Saucer, espressi da un eterogeneo panel. Questo è un numero memorabile di Amazing Stories perché per la prima volta la notissima rivista di fantascienza sospese la sua linea editoriale per trasformarsi in una rivista di ufologia. Probabilmente un test editoriale per vedere quanto pubblico, utenti di fantascienza, avrebbero potuto trasformarsi in nuovi consumatori di un altro genere di rivista? Punto di domanda? Questa è una bella domanda. A causa di questo deragliamento temporaneo di Amazing Stories nella sua tradizionale linea editoriale, forse è da ricercarsi nell'uscita di giugno del 1957 della rivista Flying Saucer from Other Worlds, che prima si chiamava Other Worlds of Science Stories ed era un normale magazine minoritario appunto di fantascienza, ma che poi mutò in una, trasformandosi in una rivista di ufologia. L'anno del 1956, quindi l'anno prima, ebbe a uscire il film della Disney, Il pianeta proibito, The Forbidden Planet, che sicuramente contribuì ad infiammare l'opinione pubblica americana per gli UFO, che all'epoca ancora si chiamavano Flying Saucer. Veniamo al contenuto degli articoli.
Is the Government Hiding Saucer Facts? By Raymond Palmer. Il concetto dell'articolo, per farla corta e breve, è che gli UFO, secondo Raymond Palmer, erano navi astrali che provenivano da altri pianeti in visita sulla Terra. Il governo faceva cover up per ragioni di sicurezza nazionale, per evitare il panico della società americana. Una non ben identificata fonte riferì all'autore, mostrando un'evidenza chiara e certa, che era stato creato un disco volante, ma il governo non l'aveva finanziato. Nella base di Wright-Patterson in Ohio c'era il Blue Book e l'USAF stava investigando sugli UFO. The Saucer Still Patrol Our Sky di Kenneth Arnold, dove, per farla corta e breve, nell'articolo Kenneth Arnold riferì di altri avvistamenti UFO sui cieli americani. The Aliens Are Among Us di Gray Barker. L'articolo era composto da due avvistamenti: un UFO nel 2 luglio del 1950 in Canada, e come testimoni due persone anziane, Mr. e Mrs. Clarence Harvey dell'Ontario, nei pressi del lago Step Rock, che osservarono un disco volante e delle ebe in ricognizione nell'area circostante. Il secondo UFO del 20 aprile del 1953 a Bush Creek in California, dove fu avvistato da due minatori un oggetto tubolare in cielo e senza alcun rumore. L'oggetto poi sfrecciò via. Era opinione dell'autore che la Terra fosse sorvegliata da presenze aliene che in modo regolare visitavano la Terra. Historical Aspect of the Saucer by Richard Shaver. L'autore citava una serie di eventi fortiani come esempio di visite in passato di alieni, oltre alla cultura babilonese come un'antica cultura contattata da alieni. L'opinione dell'autore era che gli alieni volessero salvare l'umanità dalle bombe H e che avessero anche basi sotterranee sul pianeta Terra. Outer Space Saucer e Myth by Oliver P. Ferrer, radarista e ricercatore USAF dal 49 al 52, nel suo articolo bollò tutta la fenomenologia UFO come miraggi, meteore, boidi, bolidi, aerei, palloni meteorologici ed isteria nelle menti degli osservatori, perché il governo USA non faceva cover up. Let's Get Down to Facts by Mary Grabkovitz. Un articolo che suggeriva al lettore spunti per riconsiderare le moltissime testimonianze accumulate in 10 anni dall'avvistamento di Kenneth Arnold, valutando il fatto che in cielo ci volavano gli uccelli, ma questi già c'erano prima degli esseri umani, quindi gli UFO avrebbero potuto essere alieni di antiche civiltà. The Air Force Story. I due rapporti pubblicati su Amazing Stories diedero una sintesi degli eventi non UFO imputabili a cause naturali ed umane. Fu poi riportato il questionario UFO da compilare in caso di avvistamento di Flying Saucer. Nel secondo rapporto si parlava pubblicamente dell'Avrocar canadese come velivolo tattico VTOL da usarsi in conflitti, oltre al fatto che la maggioranza delle segnalazioni UFO sarebbero state inerenti a palloni meteorologici, aerei e alla loro errata interpretazione da parte degli osservatori. Fenomeni quindi naturali ed astronomici, oltre a un 17% dei casi per i quali i dati erano insufficienti per esprimere un giudizio. Infine restava un 9% di casi inspiegati. Quindi Not to Fear the Aliens, del reverendo Neil Harvey. Il reverendo Neil Harvey espose le tesi che gli UFO erano velivoli non creati dall'uomo, ma non si doveva aver paura degli alieni. Dio è amore, quindi Dio avrà sicuramente creato altre intelligenze nel cosmo. Gli alieni erano quindi l'espressione della creazione di Dio, ed anche gli extraterrestri, oltre ad esplorare l'universo, avranno lodato Dio a modo loro. Essendo Amazing Stories 1957 solo per l'ottobre del 1957 una rivista ufologica, è possibile valutare i contenuti esposti alla luce del debunk e dei casi ufologici storici ormai noti, quanto delle maggiori conoscenze scientifiche del XXI secolo, delle razionali conoscenze paleofologiche elaborate negli ultimi tempi. È storicamente corretto l'articolo di Ray Palmer,
Alla fine della seconda guerra mondiale, gli alleati, americani, inglesi e canadesi, in quanto detentori di una possente forza aerea, si erano accorti che i Foo Fighter non erano mezzi nazi fascio nipponici, quindi dovevano essere mezzi extraterrestri in ricognizione sulla Terra. La nascente USAF varò il progetto SIGN, Grouch Blue Book, riaccertato il cover-up imposto per ragioni di sicurezza nazionale sul fenomeno UFO. Infatti la Francia, lasciata fuori dalla scoperta, ebbe a fondare, vari decenni dopo, il JPAN, mantenendo, per decenni poi, una posizione aperta sugli UFO come velivoli astrali extraterrestri. È storicamente vero che il governo americano finanziò nel 1950 il prototipo canadese dell'Hovercraft come mezzo VTOL, perché le industrie americane all'epoca erano focalizzate sulla velocità supersonica degli aerei e sullo sviluppo degli aerogiri in elicotteri. Anche se non è ancora nota alla storia pubblica dell'aviazione il successo tecnico dei velivoli discoidali VTOL, i successivi apparati tattici delle flying platform, quanto dei velivoli Moller, a stabilità rilassata, dimostrano che in vari hangar NATO è certo che esistono velivoli ad elica intubata a forma di disco volante, con capacità VTOL e scarsa autonomia tattica. È tuttavia assente in Amazing Stories ogni riferimento al progetto Paperclip dell'OSS, che un tempo era prima ancora che nascesse la CIA, sui progetti tecnologici e scienziati nazisti, e fu ignorato tutti gli eventuali sviluppi americani di ricerca applicata su missili da crociera e balistici. L'articolo del reverendo Neil Harvey è identico come contenuto alla posizione di molti decenni dopo espressa da Monsignor Balducci. Entrambi ricalcano la posizione di Giordano Bruno, ancora oggi indigesto a Chiesa Cattolica, dato che si pretende di battezzare gli alieni, rimarcando il classico miope e stupido antropocentrismo. Ciao.